Buongiorno amici, della serie abbiamo fatto 30, facciamo 31, è arrivata una nuova canzone per bambini, fresca fresca, e quindi merita un minimo di considerazione. Andiamo nell'applicazione JW Library e proprio qui alle nuove pubblicazioni risulta di 2 giorni fa, ma la mia app l'ha scaricata soltanto oggi, non so per quale motivo. Arrivo con 2 giorni di ritardo e c'è la versione sia audio che video di questa canzone per bambini 017 intitolata Voglio essere leale a Geova. Una premessa: questa canzone è sempre in linea con quella che abbiamo visto e ascoltato ieri, perché fa riferimento. Mentre quella di ieri faceva riferimento a tutte le cose che il bambino testimone di Geova può fare, questa canzone qua fa riferimento a quelle cose che il bambino testimone di Geova non può fare. Sembra quasi una risposta al mio video, se non fosse che in realtà era già uscita 2 giorni fa. E parla di cose tipo il saluto della bandiera, tipo il Natale, il bambino non può fare neanche il lavoretto di Natale, quindi a scuola con gli altri bambini farà cose diverse. Vedrete come la canzone sottolinea questa diversità, il fatto che il bambino si potrebbe anche vergognare, potrebbe anche essere preso in giro dagli altri bambini, ma è una questione di lealtà, una questione di lealtà a Geova. Eccola qua. Voglio essere leale a Geova è proprio il titolo di questa canzone qua. L'ascoltiamo e la commentiamo insieme. C'è da dire che alcune cose sono normali, quindi qui vengono messe insieme delle cose giuste, tipo rifarsi il letto, tipo collaborare in casa, ubbidire ai genitori, che sono Lo tutte so cose che giuste. mamma e papà mi amano perciò a loro ogni giorno mostrerò lealtà, farò le cose che mi chiedono perché è Geova che lo sta chiedendo a me. Guardate, i bambini stanno guardando il cartone animato di Lele e Sofia. Il cartone animato di Lele e Sofia è un cartone animato prodotto dai testimoni di Geova. Quindi, come questa canzone qua, lo scopo è sempre quello dell'indottrinamento. Quindi, non è un caso che in un video in cui si parla di lealtà a Geova si mostri questa cosa qui. Cioè, non sta guardando i cartoni animati che guardano gli altri bambini, non che siano vietati, ma diciamo che devono essere accuratamente selezionati. So cosa è giusto e cosa no, quindi cercherò di far felice Geova e ubbidirò della mia lealtà. Qualcuno riderà, ma ho deciso io non cederò. Allora, qualcuno riderà della mia lealtà, capito? Ma non cederò. E infatti adesso cosa si vede? I bambini cantano l'inno nazionale, ma lui è in piedi, è l'unico che non canta, non ha la mano sul cuore come gli altri bambini e non canta, ma lui è fiero, non si vergogna perché è stato abituato a fare così, ad essere diverso dagli altri. Lui non cede perché è leale a Geova. Guardate un po', ecco, viene inquadrato. Tutti i bambini stanno facendo il lavoretto di Natale a scuola, ma lui è l'unico bambino che fa una cosa diversa dagli altri. Perché fare il lavoretto di Natale equivarrebbe a fare un compromesso con la sua fede e quindi mancare di lealtà a Geova. Se lo sono, anche Geova.
guardate un attimo, scusate se ve lo stoppo, ma è importante. Questo bambino sta facendo vedere agli altri bambini il suo lavoretto e sta spiegando il motivo per cui il suo lavoretto è diverso dagli altri. E qui non ci vediamo soltanto il condizionamento, ma anche l'indottrinamento e soprattutto subito una sorta di addestramento a indottrinare gli altri. Questo bambino impara già da piccolo a, in gergo dei testimoni di Geova si direbbe dare testimonianza, in realtà a tentare di fare proselitismo a scuola con i suoi coetanei. Si chiude il video con la faccia felice di questo bambino, ma noi ci domandiamo: questo bambino è veramente felice oppure no? Questo è quello che io mi domando e domando anche a voi.